amico, sai cos'è questo qui? È il tè del venerdì. Venerdì. Amico, sai cos'è questo qui? Benvenuti al tè del venerdì e in questa serata particolare, un pomeriggio senza tè come al solito, però anche in una location diversa, come dicono quelli bravi. Sì, non siamo negli studi di Sesto TV, ma siamo sempre all'Unione Operaia di Colonnata, al Teatro dell'Unione Operaia di Colonnata a Sesto Fiorentino, perché questa sera, questo pomeriggio, perché le 5 sono, parleremo di danza, di ballo. Ballo, danza come sport del futuro, e lo faremo con chi questo lavoro lo fa, insomma questa attività la svolge. Qui accanto a me stasera non c'è, oggi pomeriggio non c'è Daniele Papi perché è in regia insieme a tutti gli altri, a Dario, a Sergio, quindi ci sono tutti. E adesso quindi vi faccio conoscere i miei ospiti, gli ospiti che ci insegneranno anche qualche passo di danza, perché io francamente non so assolutamente ballare, quindi mi farò insegnare da loro, ne approfitto a imparare qualche piccolo passo di danza. Allora, accanto a me si può già vedere, se possiamo far conoscere, ma qui sono conosciutissimi anche da altre parti, ovviamente Massimo Meini. Buon pomeriggio a tutti. E Simona Campani. Sì. Tu sei senza microfono, per cui abbi pazienza. Allora, spostiamoci qua, che forse bisogna stare fermi, fissi. Noi siamo abituati a stare seduti su negli studi di Sesto TV, invece adesso siamo in questo teatro che fra l'altro è molto carino e si presta proprio al ballo. È così? Sì, sì, lo spazio è un po' ristretto, ma si può fare diverse cose. Facciamo una cosa che non si dovrebbe mai fare: se Simona per favore viene dalla mia parte, se non mi resta difficile. Ecco, grazie, qui qua, per favore, qua, così almeno ho il microfono da passare. Allora, come si inizia a ballare, perché? Cominci tu, Massimo? Sì, inizio. Allora, a ballare si può iniziare in tanti modi. Ovviamente da giovane è più difficile e tendenzialmente tutti i giovani vengono portati al ballo tendenzialmente dai genitori, perché i genitori gli piace il ballo e avvicinano i bambini a questo sport. Un bambino che inizialmente dica subito voglio ballare è più difficile, magari una bambina con la danza classica è un pochino più semplice. Però tutti i bambini ballano quando sentono un po' di musica. Quello è vero, sì, però poi crescendo il condizionamento, sì, tutti i bambini si muovono a tempo di musica, però crescendo il condizionamento anche penso della società tende a portare i maschi soprattutto verso altri balli, mentre magari la femmina che fa danza classica è una cosa abbastanza scontata. Naturale. Simona, tu hai iniziato così? Cioè, da piccolina ti hanno portato alla scuola di ballo i tuoi genitori? Mia mamma mi ha portato a scuola a 5 anni e da lì insomma ho iniziato con un altro ballerino che non era Massimo, però insomma il mio percorso è iniziato da 5 anni in poi, ho sempre fatto questo. Hai cominciato con danza classica? No, ho iniziato con questi balli qua, poi latinoamericano, moderno, un po' di tutto. Ma posso chiederti come mai tua mamma ha deciso di portarti? Perché aveva visto che tu già eri interessata? Il mio iniziale maestro era in classe con mia madre e quindi sapeva che faceva il maestro di ballo. E quindi proviamo, visto che alla bimba gli piacciono brillantini, le scarpe. Vabbè, si comincia anche così, perché si sceglie un abbigliamento, perché no? Ecco, che abbigliamento ci vuole per ballare? Per ballare, cosa serve per iniziare? Per iniziare va bene anche una tuta e un paio di scarpe comode da ginnastica, poi man mano che uno va avanti, magari solitamente pantaloni neri, le scarpe adatte, che c'è il bufalo sotto, il piede più si può muovere in modo più confortevole. Le scarpe adatte che c'è, cos'è? La suola in bufalo. Ecco, si possono far vedere le suole, ecco. Queste suole in bufalo che sono più morbide, si piegano, vedete, si piegano bene, insomma, e quindi si muove il piede in modo più confortevole. Capito. Però all'inizio insomma è un, diciamo che è uno all'inizio, sport, se uno lo prende come sport va bene anche un paio di scarpe da ginnastica che costa insomma non è sì, molto costoso, quindi a parte le paillette che ti piacevano, ecco.
così che devo andare via. Quindi tu hai cominciato e poi hai deciso che quella sarebbe stata la tua, era il tuo sport. Sì, diciamo che è stato tutto naturale, nel senso ho iniziato e poi dopo ho proseguito senza pensarci troppo. Invece tu dicevi per un bambino è più difficile, cioè nel senso magari dice vado a giocare a calcio. Sì, solitamente. E tu com'è che hai deciso di... Hanno portato i miei genitori. Appunto, perché... Inizialmente a me non è nemmeno che magari mi piacesse tanto, però poi visto provando... a giocare a calcio? Provando, magari facevo nuoto, altri sport, però il ballo non è che mi piaceva tanto come idea. Però poi proseguendo, diciamo, ho iniziato a fare le prime esibizioni, sempre un po'... spinto e poi piano piano invece ho preso il via e ho continuato da solo. Ho capito. E adesso voi fate dei corsi, è così? Fate dei corsi, li fate qui alla Casa del Popolo di Colonnata e se ho capito bene voi fate corsi per tutte le età, per tutte le persone, anche coloro che non lo hanno mai, che non hanno mai ballato, è così? Sì, esattamente. Quindi ci sono livelli diversi. Ci sono livelli fin dai principianti fino a coppie che magari decidono di fare del ballo il proprio sport e lo proseguono tanti anni partecipando a competizioni, allenamenti un pochino più intensi che si varia un po' rispetto alla solita sala da ballo. Allora, noi siamo convinti che il ballo faccia bene. Alla salute, faccia bene anche all'umore. Sì. Ecco, me lo confermi, Ecco, quindi per cominciare a ballare bisogna avere anche una postura di un certo tipo, immagino, no? Per iniziare, viene col tempo. Ah, viene col tempo. Ballando, hai una questa allora, facciamo... postura, insomma, piano migliore. Piano, migliora. Quindi fa bene ballare. Certo. E... ecco, che quali caratteristiche deve avere chi si avvicina al ballo? Allora, prima di tutto penso la passione per la disciplina, quello penso che venga prima di tutto, e poi anche una sorta diciamo di dedizione e applicazione verso un pochino lo studio, perché no, è una disciplina che non è che si impara facilmente in 2 settimane, quindi se uno inizia e si aspetta di vedere i risultati dopo un mese, tendenzialmente dopo tendono a smettere, capito? Chi si aspetta risultati immediati, chi invece magari riesce a proseguire per qualche mese, tutto inizia a percepire i benefici e allora dopo viene... continua e poi non ce la fa più a smettere. E non ce la fa più a smettere, sì. Sentiamo una musichina, non so se si... noi la sentiamo. Sì. E questa è di sottofondo, quindi non è una vostra musica che avete portato, sì? Sì, è una musica. Questo è un... foxtrot. Ma si può già vedere oppure ce lo fate vedere dopo? Sì, si può anche vedere. Si può vedere, sì. Ce lo fate vedere voi o ce lo fa vedere qualcuno? Facciamo prima vedere magari la base e poi lo fanno anche loro. Perfetto. In gruppo. Allora vi lascio così vi vedo ballare, poi mi insegnate qualche passo, eh? Bene. Allora, il foxtrot si parte con la ballerina sulla parte destra, leggermente sbalzato, con i piedi a incastro, le braccia stanno leggermente alte e la mano destra dell'uomo abbraccia la ballerina. E la base del foxtrot è questa, 2 passi in avanti, 1, 2, al lato e chiudo. Poi la vado indietro, 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 al lato chiudo, avanti, avanti, al lato chiudo, indietro, indietro, al lato chiudo, avanti, avanti, al lato chiudo. Poi ci può essere anche il giro pivot, ci può essere anche il giro sinistro, però questo fa già parte delle figure che piano piano si imparano durante un corso. E in questo modo questo è il ballo più gettonato nelle sale, perché è il ballo diciamo più semplice da apprendere e si riesce subito a scorrere durante una serata danzante, per esempio. Ma non sembra mica tanto facile, Vediamo un po' più avanti, ci vedono meglio. Questo quindi diciamo è uno dei balli più semplici? Sì. Io non ho saputo far nulla in questo caso. Però ho visto la posizione della ballerina, era piuttosto plastica. Come mai quella posizione? Era per riuscire a stare insieme la donna deve stare con la ballerina. Quindi si impara con la ballerina.
ballarlo. Sì, certo. Inizialmente è un po' più difficile tenerla, poi col tempo viene molto male. Bisogna avere anche molta fiducia l'uno dell'altro e anche bisogna essere molto legati con i ballerini, i due ballerini, per poter ballare in coppia. Sì, sì, cioè ci deve essere feeling, diciamo, quando si cambia partner non è facile trovare subito il contatto giusto, il feeling giusto. Quindi insomma ci vuole un po' di allenamento anche in questo, e questo magari può essere. Allora, cosa si insegna, magari un primo passo, cosa si insegna alle prime lezioni? Quando arrivano da voi delle persone, magari anche di età diversa, non so, da giovanissimi a persone primarie, passi che si insegnano, si parte magari o dal Foxtrot che abbiamo visto prima, oppure dal balzelletto, facciamo il passo di campo. Possiamo, il balzelletto sarebbe l'uomo con il piede destro in avanti, la donna con il piede sinistro, e si fa un passo avanti, uno al lato, e si chiude. Si va in elevazione su quando si chiude e poi si discende. E poi si può fare indietro, al lato, e si fa una specie di contrasto. Questo è, diciamo, il primo movimento che uno può insegnare ai più giganti. Ovviamente poi non farà avanti e indietro, ma farà avanti e basta per girare tutta la sala. Anche questo è un passo facile, diciamo, all'inizio è scambiarsi con i piedi, perché se mette uno chiude e parte il solito piede, si prende le ginocchiate, le testate, quello è normale. Sì, sì, sì. Anche quelle sono. Sì, sì, sì. Ma possiamo vedere anche qualcuno? Che dice? Sì, sì, sì. Che dite? Vediamo quelli magari del primo livello? Sì, un Fox. Un Fox. Roberto, primo... Massimo, Andrea. Perché noi siamo, come dicevo, in un teatro e quindi c'è anche, ovviamente, ci sono le culture, c'è il pubblico, in questo caso sono tutti ballerini e anche i diversi che stanno tutti. Allora abbiamo detto chi c'è qui a ballare? Abbiamo delle coppie di principianti, delle coppie, diciamo, degli intermedi che si sono affacciate. Vediamo, le conosciamo piano piano. Chi sono i primi due? Faccio qualche domanda, ma prima vi faccio ballare. Sì. Possiamo vederli ballare? Sì. Cosa si mette? Foxtrot. Fox. Tanto, un attimo. Subito. L'altro è un'altra. Bravissimi, siete stati davvero bravi, ma bella come coreografia, no. Beh, insomma, così abbiamo accontentato già Simona, che piace di più questo tipo. C'è una differenza tra, cioè le signore magari preferiscono certi balli, gli uomini altri, no, non l'avete riscontrato? Penso di no, sia più una cosa, una questione anche caratteriale, cioè chi è più portato per i balli un po' più energici e chi per i balli un po' più calmi. Comunque dicevate che ballare si può ballare a tutte le età. Certo, sì sì, poi ognuno, se uno inizia a fare le competizioni naturalmente ci sono diverse categorie di età,
quindi uno che ha 35 anni balla con le persone della sua età, oppure se uno ne ha 60 balla con quelle della sua età. Okay. Ma si diceva prima, il ballo comunque fa bene all'umore, fa bene al fisico, quindi anche una persona che è di un'età avanzata, se non ha grossi problemi, sì, può... certo, se non ha grossi problemi, ballare sicuramente l'aiuta, perché è un allenamento graduale, perché inizialmente imparando i passi non è una cosa provante per il fisico, però man mano che poi si va avanti con l'apprendimento, uno inizia a dover usare più le gambe, a dover usare più la schiena, certo. Quindi è una ginnastica, diciamo, graduale, che si sviluppa con l'andare del tempo, quindi non è neanche traumatica. Ho capito. C'è anche, immagino, oltre alla postura, anche la respirazione? È importante? Anche è importante, perché tendenzialmente chi impara la concentrazione tende a far andare in apnea, quindi magari chi impara li vedi che non respirano, e quindi man mano che poi prendi confidenza nel gesto atletico, uno si rilassa, si scioglie e riesce anche a respirare in modo, diciamo, normale, non c'è una respirazione particolare. Ho capito. Vi è capitato mai di trovare qualcuno che proprio non ce la facesse imparare un passo nemmeno? Ci sono persone, ma che sicuramente, indubbiamente, ci sono delle persone più nemmeno più rigide, cioè che si coordinano meglio, e persone che inizialmente si coordinano peggio. Però quello che magari ho visto nella mia esperienza è che non è detto che chi all'inizio si coordina peggio, non è detto che non riesca a imparare a ballare anche meglio di chi magari è più portato inizialmente, perché magari uno ha difficoltà a imparare i passi, a coordinarsi, però una volta che ha preso dimestichezza nei passi riesce poi a affinare bene i gesti e li riesce a eseguire nel modo magari migliore di chi li prende anche subito. Ho capito, quindi la passione ma anche la tecnica, se no non si fa nulla. Quindi in quanto tempo si può imparare a fare, diciamo, anche il ballo quello che l'ultimo avete visto, che avete fatto voi? A girare, diciamo, i balli, le basi dei principali balli, penso con un anno di scuola già uno riesce a fare, diciamo, le basi, a girare le figure quelle più basilari. Mm-hmm. Poi ovviamente per perfezionarle, per sentirsi insieme in coppia, riuscire a girarsi senza tirarsi, senza strattonarsi e tutto, ci vuole un pochino di più. Quindi quella è una cosa, diciamo, che non ha mai fine l'apprendimento, perché qua più uno impara, più viene il gusto di imparare ancora di più e non ci si accontenta mai. Un po' come le ciliegie, una tira l'altra, quindi il ballo è uguale, uno tira l'altro e allora non si smette mai. Ma ci sono voi fate balle di coppia essenzialmente, sì, vero? Sì. Ecco, se una persona viene da sola, non può venire da voi? E per fare balli di coppia da sole è un pochino, diciamo, no, uno può, immagino, è normale, però, che è un po' limitante, diciamo. I passi base li puoi imparare ugualmente, però poi alla fine senza avere il rapporto con il partner è un pochino difficile, come andare a giocare a tennis senza pallina, certo. È un po' la stessa cosa, cioè puoi mimare il gesto atletico, però poi alla fine ti manca il resoconto, quello che ti dà la soddisfazione poi anche. Okay. Quindi insomma voi soprattutto balli di coppia? Sì, 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 sì. Allora, facciamo un'altra cosa, possiamo vedere un altro ballo con altri. Possiamo cosa facciamo? Un valzer lento. Un valzer lento. Magari Andrea, Massimo, Mario. Vediamo che adesso stanno scendendo, perché loro hanno la parte. Loro non vedono, hanno il buio, per cui bisogna stare attenti. Sta arrivando anche la base, stanno arrivando i nostri ballerini. Adesso li lasciamo. Allora il valzer lento. Ciao amore.
venite tanto voi. Ma che cosa pensate mentre ballate? Contate passi. Qual è il vostro ballo preferito? Anche noi in uno spettacolo di danza abbiamo... Sì, allora, dicevamo che comunque, anche sì, se... praticato a un buon livello, per esempio, a livello competitivo diventa un'attività molto provante per il fisico, al pari di qualsiasi altro sport. Il battito cardiaco arriva anche a 180-170 battiti al minuto, si deve gestire la fatica come uno sport, come può essere la corsa, come può essere tantissimi altri sport. Ho capito. Ci sono le competizioni, io non mi faccio quasi più domande perché quando ha detto così Simona, no, come ci si prepara per una competizione? Cioè, com'è prima di una competizione, di una gara, come la si vive? Ma come la si vive? Naturalmente anche, non lo so, si parte già dalla mattina, dipende a che ora magari ti ritrovi a fare la competizione, già dalla mattina ti alimenti in maniera un pochino più adeguata per sostenere poi tutta la giornata di competizioni, perché comunque ti porta via tutto il giorno, perché balli a orari diversi, quindi insomma è stressante per il fisico. Ecco, alimentazione, abbiamo toccato un altro argomento importante. Quando ci si allena o quando appunto si viene a fare il corso di danza, come bisogna alimentarsi? Bere tantissima acqua, immagino. Sì, bere tanta acqua e soprattutto gestire anche le quantità, perché molte volte magari visto uno è abituato a mangiare in un modo e dopo si reca al corso di ballo e gli rimane tutto sullo stomaco, perché ovviamente tipo magari se uno mangia la pasta in forno, le lasagne o la peperonata non è diciamo il massimo, no. L'alimentazione adeguata dovrebbe essere una fonte di carboidrati e una fonte di proteine magre, tipo che può essere un piatto di pasta e un po' di petto di pollo, un pesce per esempio, roba magra, diciamo, non roba pesante, anche certo. Perché poi non sembra, ma quando uno è appesantito anche il cervello funziona molto più lentamente, più lenta, e quindi inizia a sbagliare, ti nervosisci più facilmente, insomma non è, sembra una cosa che sia scollegata completamente, in realtà molte volte incide parecchio. Ora una lezione diciamo per chi vuole imparare principianti in modo minore, per chi va a fare un allenamento e ha bisogno di allenarsi bene per una competizione, arrivare con essere appesantito e non essere lucido può compromettere l'allenamento, sbagliare di più, portare anche litigi, insomma cose magari un po' certo che non si vorrebbe evitare. Esatto. E quindi insomma date anche qualche consiglio per chi poi viene da voi a fare il corso dopo, quando è andato avanti per qualche lezione, certo, magari ve lo chiedono loro. Impara anche a ascoltare le necessità del proprio corpo, magari poi si regola anche di conseguenza. Ecco, comunque bere tanta acqua fa bene. Quello sì, sicuramente. E poi i carboidrati che vengono sempre bistrattati, invece che no, perché sono d'accordo. Allora, io se si potesse vedere qualcos'altro, sì. Cosa ci abbiamo in programma? Il valzer viennese. Il valzer viennese. Bene, vi lascio. Stefano Aurelio. Così chiamiamo chi viene. Sì. Sì, prendo io il microfono. O puoi tenere, sì. Bene, li lasciamo qui e andiamo a seguire il valzer viennese.
vediamo di allora, non, voi non vi conoscevo, suo nome? Stefano. Rita. Voi da quanto tempo ballate? 22 anni. Sono loro che mi hanno portato a ballare. Ah, sono loro che hanno fatto i genitori di Massimo. E quindi lo avete costretto a ballare? Proprio costretto, no. Facendogli vedere. Fin da piccolino, piccolino. Ma voi avete iniziato, quindi perché avete iniziato? Diciamo per aiutare mio padre, è rimasto solo, lui aveva passione per il ballo e nel 91 si cominciò a portare lui a ballare. E avete ballato voi? La sua passione noi. Poi si vede che lui ha un dono naturale del suo nonno, perché proprio è venuto fuori da sé dopo. No, solo per caso. Proprio per caso. Però fa bene. Posso chiedervi l'età? 66. 66? Complimenti, vedi, fa proprio bene ballare, perché siete giovanissimi, per cui allora grazie. Vediamo gli altri due, che per favore, ecco qui sotto la luce. Buonasera, buonasera. Aurelio. Patrizia. Voi da quanto tempo ballate? 8 anni. 8-9 anni, sì. Perché avete cominciato a ballare? Ci ho portato io di forza. Io se non vieni trovo un altro ballerino, allora è venuto. Comunque con l'intento di non invecchiare in poltrona, cioè fare una ginnastica diversa da quella abitudinaria, quindi il ballo alla fine mi ha intrigato dietro alle sue sollecitazioni. Quindi diceva giustamente Massimo, sì, poi uno viene qui e diceva no, tanto vengo questa volta, faccio qualche ballo e poi non torno più. In realtà non è così. No, sì, sono tornato, siamo tornati, e soprattutto inizialmente era un'esperienza che non prevedeva minimamente di poter fare gare, competizioni. Poi invece gli stimoli dei nostri maestri preparati, insomma ben motivati, ci hanno coinvolto via via in questo percorso, sì. E ora vi state preparando a qualche gara? Sì, domenica ne abbiamo una a Livorno, sì. E questa gara prevede che balli? I 5 balli dello standard, il valzer inglese, il tango, il viennese, lo slow fox e il quick step. Quale vi piace di più? Allora, inizialmente mi piaceva di più il valzer lento, però devo dire in poche parole che man mano che insomma i nostri istruttori ci hanno insegnato nuove coreografie, è diventato più complicato e si è preso più gusto magari nello slow fox, ma ci piacciono tutti i balli perché balliamo. Però ecco, per dire, non è come una fede calcistica, cioè ci sono fasi che a secondo di come riesci a muoverti, ad interpretare un ballo, che magari ti piace di più un altro, quell'altro non è che non ti piace più, però ti così. E come vi allenate? Che cosa, anche come alimentazione, che cosa fate? Non so, state in meditazione, come vi allenate a parte il provare a ballare? Facciamo lezione al nostro insegnante, poi ci alleniamo 2 volte a settimana. E per quanto riguarda l'alimentazione, ho seguito sempre un'alimentazione abbastanza, insomma, sana, leggera, non sono mai stata una mangiona, diciamo, per cui non mi costa nessun sacrificio seguire una dieta particolare. Benissimo, grazie. Allora, bene, io volevo sapere, non so, c'è qualcuno che vuole provare a ballare? No, qualcuno che non ha mai ballato? Non c'è nessuno, siete tutti ballerini, per cui non ce l'ho fatta. Non so, Sergio, vuoi mica ballare? Sergio dice che è un pezzo che non balla, però con un po' di musica, poi proviamo, vieni, ti mettono un po' di musica, ma non so se, no Elena no, perché c'è da tenere il microfono, balla con lei, che se no, ecco, ci si è un po' di musica, che cosa facciamo mettere? Sì, un foxtrot. Un tanghettino un po' lontano. Quello, vediamo cosa mettiamo. Diciamo che cos'è? Valzer lento. Sì, ora si toglie. Valzer lento.
facciamo complimenti, complimenti, vai. Bene, complimenti, è stato un... cioè, insomma, com'è andato? È andato bene qualche, insomma, un po' qualche volta, un po' una pestatina di piedi, però insomma succede, comunque è andata abbastanza bene. Allora, siamo quasi arrivati alla fine, vero? No, sì, ancora un po' c'è, quindi voi dovete ballare, perché io ho chiacchierato tanto, voi avete chiacchierato, ma dovete ballare. Allora, ci avete fatto vedere i primi passi, quello che serve per iniziare a ballare, e però ci fate vedere anche quando si inizia, diciamo, come si spiega a qualcuno che deve iniziare a ballare a tenere la posizione. Ci fate vedere, magari se viene qualcuno, del pubblico che fa un po', sì. Così cambiamo, perché sennò lei lo sa benissimo, Simona è brava, e quindi qualcuno extra. Diciamo, quando arriva qualcuno, chi può venire a fare un po' da cavia? Dario alla telecamera. Qualcuno del pubblico, qualcuno di voi? Giovanni. Un nome a caso, Giovanni. Così facciamo vedere come gli spieghi, come deve stare, come non deve stare, quali sono gli errori. Giovanni e Emilia anche. Bene, così ci fai vedere anche quali sono gli errori che normalmente facciamo quando non stiamo in una posizione corretta, magari invece è giusto avere per cominciare a ballare, ma anche probabilmente dopo la posizione che si può ottenere. Certo. Allora, prego. Allora, 20 secondi e mezzo. Sì, noi ci spostiamo un po'. La prima cosa, la cosa fondamentale, si deve partire e essere frontali, uomo e donna, e la prima cosa è curare già l'impostazione della schiena, ovvero quando il ballerino e la ballerina sono frontali non si può stare rilassati. Fin dall'inizio bisogna subito abituarci a mantenere la schiena verticale. Cosa significa? Che rispetto alla posizione normale, quella che teniamo nella vita di tutti i giorni, dobbiamo sentirci con la testa bella alta. Si deve guardare le luci. Devo girarlo in qualche altro modo? Così. Su, così. La posizione naturale sarebbe questa. Normalmente uno sta più rilassato, sto appoggiato su una gamba e non è che cerco di fare tanta forza. Invece, attivando i muscoli della schiena, ci si tira su. La ballerina invece cosa deve fare? Fare la stessa cosa per prendersi il suo spazio e poi andare a posizionarsi nella metà del ballerino, ovvero questa parte qui. Se vedete, dividiamo Giovanni in due parti. La parte destra è la parte dove deve stare a contatto la ballerina, quindi se io dovrò cercare la posizione, dovrò cercarla in questa parte qua. Se mi metto in questa parte qua, non si balla, non si riesce a ballare, si prende subito ginocchiate e ci si pesta. Quindi se Emilia dovrà andare a cercare posizione con Giovanni, cercherà subito la parte destra. Metà Giovanni rimarrà libero e metà Emilia rimarrà libera. La nostra parte sinistra è libera per favorire poi le rotazioni. Dopodiché, una volta che abbiamo la nostra verticale, si va a allargare le braccia, che se siamo messi in una verticale corretta sarà già molto più semplice. I gomiti devono essere all'altezza delle spalle, belli larghi, sia a destra che a sinistra, e la ballerina andrà a posizionare la mano sul deltoide del cavaliere. E l'uomo con la mano destra prende la scapola. La scapola, facciamola vedere. Giriamo, così. In questa posizione qua abbiamo già il contatto. Il primo contatto è, diciamo, la pancia, la parte destra, poi abbiamo il contatto della mano della ballerina sulla spalla, sul deltoide del ballerino, e quest'altro contatto. Andiamo a mettere l'ultimo contatto, che è questo qua. Queste sono, diciamo, la posizione di base, gli accorgimenti principali per iniziare a ballare. In questo modo si può girare, perché se io spingo loro a fare una rotazione, loro possono ruotare perché hanno una parte libera. Invece, essendo frontali, non si potrebbe fare. Gli errori principali, appunto, sono questi, cioè tornare davanti e soprattutto non mantenere la posizione delle schiene, ovvero è facile inizialmente, ma anche non inizialmente, anche dopo tanti anni si balla, cascare in questo errore qua. Quando la ballerina torna davanti o il ballerino torna davanti, le teste si sovrappongono e diventa molto più difficile fare qualsiasi cosa, perché tutte le figure, dalla prima figura fino alle figurazioni più complesse, si basano tutte su questa impostazione qua. Se non abbiamo questo, è inutile sapere o sviluppare tecniche più, diciamo, più complesse. Questa è la base di tutto il ballo. Perfetto, bene, grazie ai nostri ballerini, che si chiamano? Giovanni. Emilia, voi avete iniziato da quando? Una decina d'anni fa. Quindi voi sempre con loro.
sempre con loro e andate avanti, perché ormai se fate le gare. Sì, sì, facciamo le gare. Perfetto, bene, grazie, grazie. Bene, allora ci siamo. Sì, viene qui anche Simona, così almeno adesso siamo in chiusura. E si può vedere un vostro ultimo ballo? Ce l'avete voi due un ballo vostro? Sì, si potrebbe fare il tango. Si potrebbe, facciamo il tango. Tango, anche se non c'è la base. Non c'è la base. Non c'è la base, ma si trova. Si trova la base del tango, così. Ecco, qual è il ballo più richiesto? Magari c'è qualcuno che dice: no, io vengo perché voglio fare il valzer. Probabilmente il tango, perché vengono il tango argentino, vengono a chiedere alla gente, magari in comune, non frequenta la gente del ballo. Fraintende il discorso tango, quindi pensano che sia tutto. Invece c'è il tango argentino, c'è il tango dell'Andes Standard, che sono due mondi completamente differenti. Come impostazione, ora noi facciamo il tango dell'Andes Standard, che ha un'impostazione completamente diversa, perché come abbiamo visto c'è la verticale, i gomiti sono larghi. Invece il tango argentino viaggia su delle regole completamente diverse, su delle musiche anche completamente, che sono di molto diverse. Ho capito, quindi insomma ci sono due più tipi di... No, mi avete veramente aperto un mondo, perché io non sapevo tutte queste cose che avete spiegato benissimo, e ci avete anche fatto vedere come si inizia, ed è veramente interessante. Devo dire la verità che è una cosa che affascina anche vedere solamente come si posizionano, come si devono posizionare due persone. Quindi io consiglio a tutti di provare a iniziare a ballare, perché tanto ho visto che quando iniziano poi dopo non si smette più. Per cui allora vediamo se abbiamo la base, ci abbiamo un po' di tempo, però si può andare? No, non si può, si può continuare, posso allora chiedere altre cose. E quindi mi dicevi che la differenza fra il tango argentino e il tango standard è dovuta anche alla postura, sì, eccetera, eccetera. Le figurazioni in base alla postura sono completamente diverse. Ecco, io prima ti ho detto una cosa, ho detto: ah, che bello, mi piacerebbe tanto, lo so che non è un ballo di coppia, mi piacerebbe tanto, ai si comincia, mi piacerebbe tanto il tip tap. Ho detto: no, noi non lo facciamo. Ma voi lo sapete ballare, immagino. No, un genere che non fa. No, quindi ci sono proprio delle, facendo posizioni, uno tende a selezionare quelle, quelli, perché è già complesso lavorarne 5. Immagino. C'è chi, come anche i miei genitori, ne lavora 10, perché fanno danze standard e danze latinoamericane, per portare avanti 10 balli. Sono i caraibici, sono diversi. Ah, ecco, questo dovremmo fare secondo me. Anche le persone quando chiedono, allora, in italiano pensano a caraibici. Esatto, c'è un po' di confusione. Allora, sento che si può, va bene questa musica? Quello di prima era meglio. Sì. Era meglio quello di prima. Questo non lo sanno. Quello di prima, allora, poteva essere, anche se non era proprio perfetto, ma vabbè. Allora, scegliamo la musica, vediamo. Questa non va bene, no. Allora scegliamo un'altra. Questa? Questa può andare. Vi lascio a ballare. Thank you.
Bravissimi, bravissimi, grazie, grazie, siete stati veramente bravi. E, cioè io, per me era un tango, cioè io non avevo visto tutta questa differenza, l'ho scoperta ora di questa differenza del tango. Veramente bravi, complimenti, complimenti a tutte e due. Adesso abbiamo davvero chiuso, siamo arrivati proprio in conclusione di questa, e questo tè è dedicato proprio al ballo, alla danza. Mi piacerebbe ricontinuare magari prossimamente, magari quando iniziate le lezioni, non so, in autunno, potremmo rivederci qui per vedere, sì. E vedremo se Sergio ha imparato qualcosa, ha imparato altri balli, altri passi. Bene, io ringrazio intanto Massimo Menini e ringrazio Simona e complimenti a tutti i ballerini che abbiamo avuto qui. E ringrazio ovviamente chi c'è, è stato in regia, chi è dietro alle telecamere, ringrazio tutte quante, Giampaolo, Sergio, Dario e naturalmente Daniele Papi. E buon pomeriggio a tutti. Hai visto, dopo 40 anni Sergio dice è ritornato sul palcoscenico a ballare, ma la prossima volta ti riportiamo ancora e vediamo se sei ancora più bravo. Benissimo, grazie e buon pomeriggio a tutti.